Questo video è offerto da... Mister Pancaro, vittoria e momentaneamente Juve Stabia al primo posto in classifica insieme a Benevento e Salernitana. Sì, devo dire che questa è stata veramente una vittoria importante su un campo difficile ed è venuta ed è scaturita da un primo tempo veramente giocato molto molto bene dalla mia squadra. La squadra comincia ad avere delle certezze, comincia ad avere una fisionomia ben precisa e nelle certezze non metto solo le certezze tecniche e tattiche, perché adesso sono più di 3 mesi che lavoriamo insieme, ma anche delle certezze psicologiche, che i ragazzi hanno capito che tutte le partite vanno affrontate con la giusta umiltà, con lo giusto spirito di sacrificio, e quindi insomma questa giornata di oggi per me insomma è molto molto positiva. Viste nel primo tempo una Juve Stabia che ha dominato, forse poteva anche chiudere con qualche gol in più, bravissimo il portiere Ravaglia, nel secondo però Pisseri possiamo dire migliore in campo, e Juve Stabia che per la prima volta, o meglio da tanto tempo, non ha reagito al gol preso, possiamo dirlo. Spesso abbiamo parlato di Juve Stabia che reagiva bene al gol preso, stavolta bene già dall'inizio. Sì, io quando parlo di certezze mi riferisco anche a questo, nel senso che io insomma preferisco non andare sotto e rimontare, anche se poi i miei ragazzi hanno dimostrato di essere molto bravi, di avere carattere, di riuscire a rimontare. E la partita di oggi ha questo aspetto positivo, il fatto che non abbiamo preso gol, però c'è da dire che insomma dovevamo il primo tempo sicuramente chiudere la partita, perché poi queste sono partite che alla fine per una disattenzione rischi di non vincere, ed sarebbe stato veramente un grandissimo peccato dopo veramente un primo tempo fatto ad altissimi livelli. Quindi dobbiamo ancora sicuramente lavorare e migliorare queste piccole cose. Oggi la squalifica di Gidavi ha creato non pochi problemi, però ecco, Caserta vertice basso, la camera spostata un po' più in avanti, Bombaggi più al centro con i due esterni che aprivano la difesa avversaria, molti inserimenti al centro, alla fine è arrivato il gol di Bombaggi. Sì, ma Willy è un giocatore importante, come sono importanti tutti quanti. Ripeto, oggi insomma i ragazzi hanno fatto in toto una prestazione veramente grande. In mezzo al campo abbiamo avuto il primo tempo il pallino del gioco per quasi tutto il primo tempo. È normale che con la camera, Caserta e Bombaggi in mezzo al campo acquistiamo in palleggio. E devo dire che oggi i ragazzi sono stati bravissimi a mettere in campo le loro qualità. Fabi ha fatto anche molto bene in fase di interdizione, quindi ripeto, sono contento, ma sono soprattutto contento perché la squadra comincia ad avere delle certezze, e questo dopo 3 mesi di lavoro penso che sia un buon punto di partenza. Mister, lei che è calabrese, che impressioni ha di questo Cosenza? Ma no, io non guardo in casa d'altri, io insomma guardo alla mia squadra. È normale che essendo di Acre, essendo nato a Cosenza, alla fine insomma mi auguro che il Cosenza possa raggiungere i suoi obiettivi. Mister, concretamente oggi dove finiscono i limiti del Cosenza e dove iniziano invece i meriti della Juve Stabia? Ma io guardo i meriti della Juve Stabia, i meriti della mia squadra, e come ho detto prima, secondo me la mia squadra oggi ha fatto veramente una prestazione super. Il primo tempo veramente una prestazione da squadra importante, da squadra che ha personalità, da squadra che sa quello che vuole, sa come andarselo a prendere. E però poi a questo c'è stato il neo, che se non la chiudi è una partita che rischi di non vincere, quindi sicuramente c'è ancora da lavorare su qualcosa. L'abbraccio di Bombaggi dopo il gol, sembrato dire grazie della chance che mi hai dato, ti ho ripagato così. Ma io, come ho sempre detto, i miei giocatori non li cambierei con nessuno, e lo dico e ne sono convinto, per qualità tecniche e soprattutto per qualità morali. Questi sono ragazzi che dal primo all'ultimo, da quando abbiamo iniziato il ritiro, mi stanno dando il massimo. E quindi io, quando uno di loro si toglie delle soddisfazioni, sono molto molto contento. Ripa, tutta la partita in panchina, secondo me vorrebbe giocare un poco in più, cosa gli diciamo? A Ripa gli diciamo che è un grandissimo attaccante e che sicuramente ci tornerà utile con i suoi gol.
9 partite, 5 vittorie, 4 pareggi, è giusto non guardare questa classifica, però un esame, ecco, di questo score, perché l'ultima sconfitta risale a quella col Catanzaro. Sì, ma io, come ho sempre detto e come dirò sempre, non guardo la classifica, perché in questo momento non mi interessa, anche perché non serve a niente guardarla. Quello che guardo invece sono le prestazioni, sono la fisionomia, le certezze che la squadra sta acquisendo di partita in partita, e oggi da questo punto di vista c'è stato un ulteriore passo in avanti. Quindi sono molto contento, però sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare. Mister, una curiosità, oggi la squadra nel secondo tempo aveva un'altra faccia rispetto a quella del primo. È stato lei che ha detto di tirare un po' i remi in barca, oppure è calata la squadra per gli impegni settimanali? No, ma noi non tiriamo assolutamente mai i remi in barca. Noi cerchiamo sempre di fare la nostra partita. C'è anche merito al Cosenza, che cercava in casa di riprendere la partita e di far gol. Sai, quando fai un primo tempo così importante e la partita rimane aperta, solitamente non la vinci. E infatti oggi, se non ci fosse stato, insomma, un grandissimo Matteo, alla fine magari non l'avremmo vinta e oggi ci staremmo a mangiare le mani. Che cosa ha pensato dopo la partita di Coppa Italia? Quanto è pesato il calo del secondo tempo, forse la partita di Coppa Italia nella settimana? No, la partita di Coppa Italia no, anche perché insomma avevano giocato quasi tutti gli altri ragazzi, oggi quelli che hanno giocato erano tutti freschi. No, secondo me c'è, come ho detto, merito del Cosenza, che cercava di riprendere la partita in casa, e è questo, più che altro questo. Sì, mister, volevo chiederle, ora la squadra sta facendo il suo, sta facendo un gran campionato, si aspetta sabato contro la Lupa Roma un Menti un po' più pieno, magari anche un appello ai tifosi che ci ascoltano di riempire questo stadio, perché questi ragazzi, lo diciamo, meritano veramente un Menti un po' più caloroso e pieno. Ma io dico che in questo momento tutti quanti stiamo facendo la nostra parte alla grande, ed è quello che io avevo chiesto quando sono venuto. Società, staff tecnico, giocatori, tifosi, anche voi, quindi assolutamente i nostri tifosi non c'è bisogno di fargli nessun appello, perché loro, il loro amore, il loro attaccamento nei confronti di questa maglia ce lo dimostrano quotidianamente, quindi insieme dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Visto, ritornando un attimo alla gara, che cosa ha pensato sull'errore di Carmine quando Maglie gli ha regalato praticamente la palla? Ma no, che potevamo far gol, però purtroppo ci sta nel calcio non farlo. Samuel è un grandissimo attaccante e sicuramente tornerà presto a far gol, anche oggi ha fatto un lavoro in non possesso straordinario, quindi io sono molto molto contento di tutti. Mister, cosa rispondiamo a quei tifosi che, diciamo, pensano che sia solo una fortuna quella di mister Pancaro, diciamo, di indovinare la partita? E come rassicuriamo quell'altra faccia dei tifosi che ormai la chiama il mago di Cosenza? Ma no, non c'è da dire niente, c'è da prendere consapevolezza che i miei ragazzi, quando vengono chiamati in causa, sia dall'inizio o sia durante la partita, riescono sempre a darmi il loro contributo, e questo la dice lunga sullo spirito di gruppo che c'è in questa squadra e sullo spirito di appartenenza, che sono valori sui quali ho sempre battuto dall'inizio.